tutta una vita passata a raccontare per arrivare qui, a questa storia memorabile. Viva la vita! Pino Cacucci, buongiorno. Buongiorno a voi. E benvenuto, davvero benvenuto qui nel posto delle Grazie. Parole per condividere, seppure nella brevità di questa conversazione, le quasi 1000 pagine del nuovo romanzo L'Elbano Errante, pubblicato da Mondadori, vita, imprese, amori di un soldato di ventura e del suo giovane amico Miguel de Cervantes. Pino Cacucci, con tutto lo scrivere intorno al mondo, adesso abbiamo una partenza in Italia per andare incontro al mondo. Un romanzo, potremmo dire, un romanzo mondo che ci racconta come certe civiltà, certa civilizzazione si è messa in corso. Però prima di entrare in questa storia, Pino Cacucci, vogliamo sostare sull'immagine di copertina? Che cosa ci racconta? L'immagine di copertina è strettamente legata anche alla citazione di Charles Baudelaire, uomo libero, sempre avrai caro il mare. Il romanzo si svolge anche spesso sul mare, non solo, ma è il mare che andava attraversato nel Cinquecento per andare ovunque. Era molto più difficile viaggiare per strada, date le strade dell'epoca. Comunque il mare qui è anche così il simbolo dell'avventura, del partire verso l'ignoto, cosa che il protagonista fa molto spesso in queste lunghe vicende. Eh sì, fa molto spesso in queste lunghe vicende, lo tratteremo fra poco, perché qui è un romanzo dove la storia personale di questi due fratelli, Lucero e Angiolina, si rincorrono, e Lucero deve saldare un debito, deve fare di tutto, e qui la sua avventura, nel senso più bello del termine, la sua avventura è un'avventura che attraversa anche la storia, quella cosiddetta con la S maiuscola, ma tutto parte, pensate, per Pino Cacucci, non da una spiaggia del Messico, dalla spiaggia dell'isola d'Elba, e siamo nel 1544. Cosa l'ha indotta a entrare in connessione di scrittura questo luogo? Una lunga frequentazione dell'isola d'Elba, che risale ormai a una quarantina d'anni fa. Ci torno spessissimo, anche a volte più d'inverno che d'estate, per goderla. E quindi da tempo, se non immemorabile, ma comunque da decenni fa, ho coltivato questa curiosità del perché una certa spiaggia si chiami ancora oggi del Barbarossa. Non ci vuole molto a scoprire che nulla aveva a che vedere con l'imperatore, bensì con un famigerato ammiraglio della flotta turca e turchesca ai tempi di Solimano il Magnifico, che imperversò in tutto il Mediterraneo, Kair al-Din si chiamava, e spesso in maniera molto sanguinosa invase l'isola d'Elba e ne occupò buona parte, mettendo a ferro e fuoco tutti gli abitati, ad eccezione di Portoferraio, che allora a un certo punto si chiamò Cosmopoli ed era difesa da bastioni e cannoni. E così, insomma, era un invito a nozze per un raccontatore di storie. Attraverso gli anni ho cominciato a soddisfare tante curiosità, poi sono diventate ricerche sempre più approfondite, cioè raccontare anche la storia dell'isola d'Elba e di conseguenza, allargando poi il campo, quel secolo che chiamiamo Rinascimento. Qui prende però un'altra, Pino Cacucci, la parola Rinascimento prende veramente un'altra luce. Noi l'abbiamo sempre, per così dire, questa parola vetrinizzata, no? Pino Cacucci con questa storia va a sondare la realtà storica, perché questo è un romanzo molto basato ovviamente sulla realtà storica, non potrebbe che essere così, e quindi la parola Rinascimento come la scopriamo? Rinascita vi fu ben poco, che non dobbiamo
adeguarci troppo a questa immagine edulcorata che ci lega alle arti, alle lettere. Sì, certo, ci furono straordinari artisti, straordinari letterati, primo fra tutti Miguel de Cervantes e parallelamente un po' più a nord Shakespeare, però tutto il resto fu sangue, sudore e lacrime, furono immani massacri, ma soprattutto questo scontro fra due inciviltà, i massacri dei turchi contro i massacri del mondo cristiano già diviso in guerre di religione fra cattolici, ugonotti, protestanti, la Santa Inquisizione che non era seconda allo spirito belluino dei turchi. E quindi il nostro Lucero attraversa queste realtà, prima nella penisola italica, peraltro flagellata da una lunga serie di guerre che vennero appunto, passarono alla storia come le guerre d'Italia, dove combattevano tutti gli eserciti d'Europa in territorio italiano con tutte le conseguenze per chi viveva lì. E quindi insomma il nostro Lucero, che ha questo odio viscerale per i turchi perché gli hanno sequestrato la sorella e bruciato viva la madre, in maniera molto traumatica, sempre più spesso nel corso del racconto, deve ammettere che se loro sono la barbarie, quella in cui vive lui, cioè la cristianità, non è la civiltà. Non è la civiltà, qui è difficile prenderne atto, Pino Cacucci, ma qui in Controluce abbiamo una risonanza da quel tempo fino ad oggi, perché questo romanzo insegna anche a leggere la storia di oggi ed è importante. In questo romanzo, agganciandoci la letteratura, già in copertina è citato il Miguel de Cervantes, perché il Miguel de Cervantes è l'anima sempre presente anche in questo libro. E quanto conta quest'anima, Pino Cacucci? Conta molto, è un filo conduttore che incontriamo abbastanza avanti nella narrazione, ma che comincio a citare ben prima, perché c'è tutta una questione di date, di luoghi, di anni, e quindi il Miguel de Cervantes di cui narro le vicende è il giovane, è quello che a 20 anni deve fuggire dalla Spagna perché ha ferito malamente o forse ucciso un gentiluomo in duello, scrive già poesie e pare che la sfida avvenne proprio per una questione tra poeti. Era stato denigrato da questo signore, lo aveva sfidato a duello, insomma condannato al taglio della mano destra, cosa che se fosse avvenuta probabilmente non avremmo il Don Chisciotte. Fuggì e si arruolò a Napoli nei Tercios di fanteria, i battaglioni di fanteria spagnoli di stanza Napoli, e da lì tutta una serie di travagliate vicende, perché la vita di Cervantes fu molto travagliata, e arriverà a Lepanto, alla battaglia di Lepanto. Quindi il mio protagonista, che è già con una 20 anni in più di lui e quindi è già sergente maggiore dei Tercios per tante vicissitudini che occupano la prima metà di questo librone, si conoscono e sono uniti subito, nasce un'amicizia basata sulle letture, perché il mio Lucero è un appassionato lettore di romanzi cavallereschi, non solo, e appena conosce Cervantes, che per colpa dei romanzi cavallereschi si sta rovinando la vita, un po' come il suo leggendario personaggio, ecco, nasce questa unione che poi verrà suggellata nella battaglia delle battaglie, dove a Lepanto Cervantes perse l'uso della mano sinistra ancora una volta e con la destra si accingerà a scrivere quel Don Chisciotte che già aveva in testa, insomma. E la battaglia di Lepanto fu veramente un crocevia della storia, lì è stato un punto nodale, ed è un punto nodale a cui noi spesse volte, parlando di quella storia, non facciamo riferimento, se non così marginalmente, Pino Cacucci. Beh, fu
fu come dire, l'evento che mutò la storia non solo di quel secolo ma dei secoli a venire, perché gli eserciti turchi, sia dal mare sia da terra, stavano per espugnare Vienna. Più volte avevano puntato sull'Austria per poi dilagare in tutta Europa. Probabilmente ci sarebbe un'Europa islamica, o quasi tutta, senza Lepanto. Lepanto è la battuta d'arresto, dove i turchi devono leccarsi le ferite per lungo tempo. Non cesseranno affatto, perché nel giro di un anno la loro flotta sarà forte come prima, ma la spinta, lo slancio e poi tante vicissitudini interne all'impero turco fanno sì che l'Austria non la espugnano, si devono fermare e tornare indietro a un certo punto. E così la storia muta, una storia che probabilmente avrebbe visto l'impero ottomano possedere, controllare e dominare, se non tutta l'Europa, buona parte, quantomeno quella centrale, e l'Italia ovviamente sì. E compresa anche la Spagna, perché la Spagna a quel tempo era praticamente in mano araba, se non una piccola parte dove c'erano i cattolici. Ma qui di guerra in guerra la parola odio, la parola vendetta sono parole che guidano un po' la storia, soprattutto la guidano per quanto riguarda Lucero. Lucero, come ho detto all'inizio di questa conversazione, ha un'idea ben precisa. Lui vuole, anzitutto, deve vendicare il fatto che sia stata rapita la sorella. E questa sete di vendetta gli marchia veramente la vita, tant'è vero che a un certo punto del romanzo, se ricordo bene, la madre gli dice: ma non puoi pensare sempre ed esclusivamente alla vendetta. Ecco, perché tu meriti certamente di più, e questa era un'affermazione molto importante nei riguardi del figlio. Sì, sono tormenti che ho messo in questo personaggio, tant'è vero che la madre gli appare spesso in sogno per dirgli queste cose che già gli diceva da viva. Anche il padre, che è scomparso da tempo, cercavano di fargli capire che i torti, sì, in qualche maniera non vanno perdonati, però non si deve confondere il singolo che ti ha recato un torto con tutto il suo popolo, insomma. Il personaggio, come dire, si crescono sempre più in lui i dubbi man mano che va avanti in queste vicende. Più vendetta trova e meno soddisfazione ha. È proprio come una terribile malattia che gli cresce dentro e che lo mette sempre più in crisi, perché è persona comunque sensibile a suo modo. Per l'epoca è anche abbastanza istruito, viste le sue letture, e quindi si chiede continuamente dove lo porta questa corsa verso il baratro. Lo sa, lo sente, ma al tempo stesso non sa come fermarsi. E parallelamente ci sono le vicende della sorella Angiolina, che nel frattempo vive come schiava all'inizio ad Algeri. Vive come schiava, tramutando il nome, tutta la sua storia, e si chiamerà da quel momento Aisha. Aisha è un nome importante per il mondo musulmano. Questo libro, molto corposo, è un libro che reca in sé altri libri, non tanto come valore di citazione, no? Proprio come presenza. Abbiamo parlato prima di Miguel de Cervantes, parliamo dell'Orlando Furioso, per esempio, di tanti altri. Ecco, c'è veramente una traccia sottotesto, ma non solo, ricchissima di altre letture. Sicuramente sì, mi fa piacere che venga notato. L'uso, per dire così in maniera un po' irrispettosa nei confronti del mio protagonista, ma l'uso che ne faccio di questo protagonista è anche finalizzato a parlare dei tanti libri che lui legge o che lui tenta di studiare. A un certo punto abbiamo anche il Machiavelli in queste vicende, che si intrufola
anche in un capitolo molto movimentato, e quindi come non avere l'Ariosto che segnò a suo modo quell'epoca. E quindi, insomma, attraverso il pretesto di un protagonista che legge, che poi incontra un giovane Cervantes che a sua volta legge ancora di più, il quale Cervantes poi nelle caserme tra la soldataglia subiva continue angherie e rischiava di fare un altro duello e così via, proprio perché lo vedevano leggere libri. Questo è un dato che emerge dalle poche biografie che abbiamo di Cervantes, ma insomma figuriamoci nei quarteles españoles, quelli che poi sarebbero rimasti ancora oggi come i quartieri spagnoli, un soldato dei Tercios che legge libri, immaginatevi. E però andando nella parte finale del libro, nella parte dei ringraziamenti e quella dove ci sono le note finali, l'appendice, troviamo anche altri agganci, per esempio quando Pino Cacucci ci scrive che un altro riferimento importante è quello di Arthur Pérez Reverte. Beh sì, queste sono anche le mie passioni di lettore. In particolare di Pérez Reverte mi riferisco alla saga del Capitano alla Triste. Ora è indubbio che le mie letture hanno influenzato questa scrittura, le mie letture di Cappa e Spada, da Salgari fino a Pérez Reverte, ne ho tante all'attivo, che hanno comunque fatto da battistrada, come dire. Poi ho anche studiato un po' di scherma per capire come descriverla, ma senza praticarla, per carità, tutta teoria. Ci tenevo comunque a ricordarle alcune di queste letture e in particolare i vari romanzi che compongono questa saga di spadaccini del Capitano alla Triste, anche se le vicende narrate da Pérez Reverte avvengono esattamente un secolo dopo le mie, cioè quello uno spadaccino dei Tercios del 600, il mio è del 500, ma essenzialmente da un secolo all'altro cioè già il cambiamento ferale e devastante era già avvenuto, quello che Cervantes in qualche modo disprezzava, cioè l'avvento delle armi da fuoco, della polvere da sparo, dei cannoni, prima degli archibugi e poi dei moschetti. E infatti fa dire Cervantes al suo Don Chisciotte, quando ricorda la battaglia di Lepanto, fa dire parole di grande disprezzo per chi ha inventato e chi usa le armi da fuoco che hanno posto fine all'aspetto cavalleresco della battaglia, che poi cavalleresco non era perché erano basse macellerie anche senza le armi da fuoco, ma dopo ecco aumentarono ancora più di intensità. Vorrei condividere prima di chiudere questa conversazione alcune righe da una lettera che chiude poi questo romanzo, quando si legge che la giovinezza non può che essere contraria a tutto, contro ogni certezza in favore del dubbio, contro l'ordine prestabilito in favore del caos creativo, persino contro la logica e la ragione, se queste ti tarpano le ali mentre hai l'ardire di ascendere verso il sole. Un giovane che soggiace supino a qualsiasi fede è un controsenso di madre natura. Quando il sangue ti pulsa forte e imperioso nelle vene, gli dèi li sfidi, non li assecondi. Ci vuole molto coraggio a essere lupi, anziché pecore nel gregge, a essere aquila solitaria, anziché stormi di corvi, perché lo stormo ti protegge e ti assolve dal prendere decisioni individuali, mentre il volo in solitudine richiede una notevole dose di scellerato ardimento, come fu quello di Icaro. Icaro quindi non era semplicemente preso da una sostanziale hubris, non semplicemente uno scellerato ardimento, ma qualcosa di più, come si evince da queste parole straordinarie, peraltro. Ma grazie di cuore, perché fanno parte di quelle parti, così, di quelle pagine in cui, non voglio con autoironia dire che filosofeggio un po', ma rifletto un po' sulle cose della vita attraverso le scelleratezze degli umani. E quindi, tirando le somme, alla fine nella storia troviamo sempre
certi impulsi legati all'età giovanile, poi pian piano si finisce per accettare l'esistente. Oggi si ha probabilmente più tempo per farlo, allora la vita era molto più breve, però in qualche maniera, ecco, ho usato queste avventure anche per riflettere su certe cose meno superficiali rispetto alla cappa e spada, ecco. Questo romanzo quanto tempo di scrittura ha impiegato? Perché qui la scrittura si è guardata anche indietro nel tempo, vale a dire non c'è stato il lavoro sul famoso documento Word. Ma è un anno esatto. Se dovessi quantificare ciò che l'ha preceduto, beh, diversi anni di letture, studi, ricerche, però poi quando ho iniziato a scriverlo sono balzato da un lockdown all'altro. Questo libro è figlio della pestilenza in qualche maniera. Mi ha salvato la vita, perché insomma i due anni in cui in mezzo c'è la stesura di questo libro sono stati duri per tutti. Nel mio caso, essermi messo a scrivere è stato di un aiuto fondamentale per mantenere il cervello intero, non del tutto, magari qualche pezzo l'ho perso lo stesso, però si sarebbe secondo me disintegrato se non avessi avuto questa ossessione, perché io adesso ricordo che quell'anno, tra un giugno e l'altro, da un lockdown che finiva un altro che cominciava, insomma, ero posseduto da questi personaggi, non trovavo pace e godevo molto nello scrivere, tanto che la sera, dicendo a me stesso adesso basta, magari mi distraggo con qualcos'altro, poi non riuscivo a distrarmi, e così mi è successa una cosa che non succedeva dal primo secondo libro, cioè che buona parte dell'Albano errante l'ho scritta a mano. Per cui adesso io ho una borsona con dentro 5 quadernoni di questi con le spirali, su cui ho consumato non so più quante penne e ricariche di penne, perché la sera mi veniva più naturale appuntare, descrivere, insomma, scene, dialoghi che poi sapevo che dormendoci su, anche se poco, avrei perso il sapore che avevano nel momento in cui mi assaltavano. E prima di chiudere non possiamo soffermarci, Pino Cacucci, su una questione che potrebbe anche far sorridere, ma è anche importante, perché il 23 aprile l'UNESCO lo ha dichiarato la giornata mondiale del libro in omaggio a Miguel de Cervantes e a William Shakespeare. Ma in verità questa data, secondo quanto leggiamo, non corrisponde tanto. Sì, è una curiosità non da poco che... quando qualche anno fa, leggendo, insomma, scoprì nel senso che altri avevano messo a punto questa precisazione, cioè la data è la stessa, o presumibilmente la stessa, il problema è che erano due calendari diversi, quello dell'Inghilterra da quello della Spagna, per cui differivano di qualche giorno, qualche settimana, per cui ci ritroviamo con una data scelta dall'UNESCO che probabilmente non vale per nessuno dei due, perché poi pare che Cervantes sia morto il giorno prima rispetto a quello, però sicuramente non era quella la data per Shakespeare, perché sì, era una data, ma del calendario gregoriano, per cui è abbastanza buffo, no? Pensare che l'UNESCO abbia scelto una data che alla fine è una data, non falsa, ma comunque imprecisa. È un po' come, mi è piaciuto insomma sottolineare, un po' come i personaggi e come ciò che scrivevano i due grandi scrittori, cioè spesso la realtà è pura apparenza. Pura apparenza. E quindi nell'apparenza c'è questo, chiamiamolo, tocco di invenzione dell'UNESCO. Prima di salutarci, Pino Cacucci, invece, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? Beh, ne ho diversi. Adesso quello che ho appena concluso proprio in questi giorni è un libro
per molti versi commovente e straziante, della cara amica Carmen Yáñez, moglie vedova quindi di Luis Sepúlveda, altro caro amico a cui ho dedicato a due vecchi cari amici che non ci sono più, questo libro, tra cui appunto Luis Sepúlveda, e quindi questo libro in cui Carmen Yáñez ricorda il suo grande amore con lui, le travagliate vicende che l'hanno portato a interrompersi spesso causa dittatura di Pinochet e poi a ritrovarsi anni dopo e rinnamorarsi e risposarsi. Quindi questo è il libro che ho appena letto e che consiglio. Grazie davvero. Edito da Guanda, lo ricordiamo, Carmen Yáñez è l'autrice. Grazie davvero e buona giornata, Pino Cacucci. Grazie a tutti voi. Buon